E siamo al nostro focus, dicevamo oggi nei titoli, gli anziani, le cure a casa e questo approccio che deve essere diverso, olistico, complessivo, a 360 gradi con gli anziani di questa società che cambia. Allora, professor Isaia, nel suo documento programmatico che vedremo a tratti nei segmenti, lei analizza il problema per passaggi, progressivo. Il primo è rappresentato dalla premessa. Il quadro di un paese che invecchia sempre di più e non sempre purtroppo in salute, ma spesso con una o più patologie croniche che rende gli anziani fragili. Ecco, dal suo osservatorio ci descriva la foto, com'è questa nostra società e le conseguenti esigenze di servizi indifferibili. Dunque, innanzitutto voglio precisare che il documento a cui faceva riferimento è stato redatto da un gruppo di lavoro dell'Accademia di Medicina di Torino ed è attualmente all'esame di medici e specialisti del settore in tutta Italia. Abbiamo già raccolto oltre 150 firme e quindi prima di diffonderlo alle istituzioni aspettiamo di averne un po' di più e se qualcuno fosse interessato a visionarlo Sì. ed eventualmente a condividerlo non ha che da chiederlo all'Accademia di Medicina. Entrando nel merito, effettivamente l'Accademia di Medicina, che è un'istituzione antica, fondata nell'Ottocento, che si pone vari problemi di carattere formativo sui medici, sugli studenti e sugli specializzandi, ma si pone anche dei problemi di sanità pubblica. Per esempio, si ricorda come nell'Ottocento prese posizione per contrastare il colera che infestò la regione Piemonte e la Liguria, come anche altre regioni d'Italia, proponendo un piccolo piano, come adesso fa il Consiglio Superiore di Sanità, per cercare di fronteggiare l'epidemia. Ebbene, anche in queste condizioni, anche passati i secoli, l'Accademia di Medicina, fedele alla sua mission statutaria, ha ritenuto di prendere posizione su questo problema, che è un problema antico e che però è stato accentuato dalla pandemia. Cioè, praticamente tutti sanno come la medicina territoriale, quella che diciamo così viene impersonata, ma non esclusivamente dal medico di base o dal medico di famiglia, ha mostrato una serie di crepe, non per causa di medici o degli infermieri, ma per causa di organizzazione del sistema Sì. che effettivamente faceva acqua da tutte le parti già prima e che la pandemia ha vieppiù accentuato. Allora, l'analisi che facciamo noi è appunto questa. Cioè, di fronte ad una patologia cronica, come può essere, che so, l'Alzheimer, lo scompenso cardiaco, il diabete scompensato, l'insufficienza respiratoria, i tumori anche, beh, non c'è il caso di prendere il paziente e portarlo in ospedale, perché è questa procedura che purtroppo è spesso seguita, frutto anche di una mentalità ospedalocentrica dei medici stessi, ma anche di molti amministratori, può tradursi in fattori negativi e quindi, che so io, infezioni ospedaliere che si contraggono in ospedale, le cadute che si contraggono in ospedale, la demenza che si accentua in ospedale. E quindi il leitmotiv di questo documento è dire: vediamo un po' se tutti insieme siamo in grado di lasciare quanto più possibile il paziente a casa, riservando all'ospedale, che rimane comunque un presidio importantissimo di salute pubblica, la funzione di seconda linea, seconda trincea per affrontare, che so, interventi chirurgici, procedure diagnostiche particolari, Sì. Ecco, interventi invasivi, eccetera. e quindi lei con i suoi colleghi, diceva più di 100-150 colleghi italiani, e con l'Accademia di Medicina di Torino, lei ha immaginato questo decalogo, come dicevamo nei titoli, queste 10 regole, che poi sono regole, come dire, elementari, insomma, essenziali, sono intuibili, che però vanno applicate, che partono da questo approccio diverso, approccio olistico, abbiamo detto, un approccio complessivo con il paziente anziano e da questo inevitabile salto di qualità culturale, è vero, di medici, infermieri e di caregiver, cioè dei badanti o le badanti. Ecco, secondo lei come? Cosa dovrà accadere? Partendo per esempio dalla formazione, immagino. Certo, allora il problema qual è? È che se io ho una patologia, quasi sempre finisco in un reparto dove ci sono esperti di quella patologia, che so, se ho l'ulcere gastrica vado in gastroenterologia, se ho la polmonite magari vado in infettivologia o in malattie respiratorie.
Magari però senza questo, e questo va benissimo per lì, trovo certamente gli specialisti più efficienti e più esperti. Tuttavia, negli anziani c'è un piccolo problema, che normalmente il paziente non ha soltanto la polmonite, l'insufficienza cardiaca o la demenza, ma anche altre patologie. E quindi magari io vado in un reparto specialistico, mi curano benissimo la patologia, diciamo, prevalente, ma mi trascurano tutte le altre. E quindi, e tutto questo è il concetto olistico, dal greco olos nell'insieme, che Sì. necessita di medici e infermieri che capiscano bene tutte le patologie, magari si rivolgano agli specialisti per approfondire questo o quell'aspetto di questa o quella patologia, ma che mantengano appunto il controllo generale sul paziente. Da questo deriva anche una riorganizzazione completa delle strutture ospedaliere, che secondo noi, come adesso è organizzata in quasi tutte le città italiane, è eccessivamente specialistica e quindi Sì. espone il paziente, mentre lo protegge da determinate situazioni legate alla patologia prevalente, non lo protegge da altre situazioni che sono coesistenti. E siccome gli anziani hanno tutti 3, 4, 5 patologie più o meno gravi, e si capisce subito come questo approccio olistico sia assolutamente indifferibile e indispensabile. Sì. Ecco, quindi allora, approccio diverso e quindi anche le cure, dovranno essere riorganizzate e quindi riarticolate rispetto a schemi clinici ormai vecchi. Mentre Certo. vediamo qui, Fiore Caso ci fa vedere dalla regia la tabella. Ecco, queste sono le 10 regole che se si scorrono sono visibili sul sito, è vero, sul portale internet dell'Accademia di Medicina di Torino. Sono regole essenziali, però ben messe insieme, progressive. Io ho notato la progressione, quindi lo sviluppo, che parte dalla premessa, cioè dalla presa d'atto di errori, e poi si sviluppa con la formazione, la presa d'atto, la mentalità culturale diversa e quindi come l'approccio con l'anziano. Quindi cure riarticolate, professor Isaia. Assolutamente sì, e soprattutto attivare un sistema flessibile, non rigido, quindi fare giustizia di tutti gli orpelli burocratici, i fogli, le richieste, le procedure che spesso urtano contro la necessità di andare al sodo, e cioè di curare il paziente. Soprattutto un sistema flessibile che sappia identificare, magari anche cambiando, perché il paziente è cambiabile, la patologia non è sempre uguale, magari va benissimo per una settimana, poi diventa diversa, allora devo cambiare il sistema, magari portarlo in ospedale per un giorno o due per fare alcune cose e riportarlo a casa. Quindi deve esserci tutta una serie di procedure e di presidi che siano culturalmente, quindi noi abbiamo insistito molto sulla formazione degli operatori e sulla cultura degli operatori, perché se gli operatori hanno la cultura del secolo scorso, facciamo poca strada e certamente i nostri pazienti non avranno un beneficio. In particolare, ci tenevo a sottolineare che tra queste flessibilità il ricorso alle tecnologie moderne, come per esempio la telemedicina, di cui noi abbiamo anche una piccola esperienza, abbiamo fatto una piccola esperienza a Torino, è fondamentale, nel senso che se noi dotiamo queste case di questi pazienti con dei dispositivi in grado di rilevare alcuni parametri vitali, che so io, la pressione, il polso, la temperatura, peso corporeo, la saturazione, cose che tutti hanno già nelle case, e attraverso un sistema informatico adeguato li trasmettiamo i dati all'ospedale, non c'è proprio nessun bisogno che il medico, magari, il medico non sempre c'è bisogno, insomma, che il medico si trasferisca, quindi abbiamo anche un'ottimizzazione delle risorse in questa direzione. Sì. Ecco, noi abbiamo detto prima che dunque deve essere diverso l'approccio, diversa la mentalità, è vero, la mentalità è un salto di qualità della mentalità culturale dei medici, degli infermieri, e quindi anche le cure diverse, riarticolate, insomma. Ecco, saranno sempre domiciliari queste cure oppure è prevedibile un'alternanza con strutture dedicate per esempio per i casi più complessi, più difficili, anziani più fragili, insomma. Allora, è chiaro che il concetto di flessibilità presuppone la capacità di cambiare, quindi a seconda del paziente, quindi non a seconda della patologia, perché
ma a seconda del paziente, come si manifesta questa patologia, di gravità 0, 1, 2, 3, possiamo fare delle, ci sono anche degli algoritmi che ci danno anche i gradi di gravità o di patologia o di prognosi, cioè cosa, come finirà questo paziente, e io identifico un setting assistenziale adeguato a lui, non alla sua patologia, ma al signor Pinco Pallino che in quel momento è esaminato dal medico. E in questo la geriatria è abituata a fare questo tipo di discorso, quindi la geriatria, come dire, un giorno dicevo in un convegno che bisognerebbe geriatrizzare la medicina, cioè dare la mentalità geriatrica olistica un po' a tutti gli specialisti per evitare possibilmente degli errori. Professore, la geriatria è stata un po' trascurata negli ultimi anni, come dire, come una medicina, come dire, residuale, un po' marginale, mentre invece ci si è accorti poi che si è fatto un grave errore, perché con una società che invecchia, invecchia sempre più progressivamente, ecco, il geriatra diventa centrale, strategico, insomma, nella medicina. Certo, il problema è stato anche qui di tipo culturale, perché a mio giudizio la geriatria è stata identificata come una specialità, come che so, l'endocrinologia, la pneumologia o la gastroenterologia. In realtà la geriatria non è una specialità, è un insieme di specialità, nel senso che riesce o dovrebbe riuscire a identificare varie patologie, metterle insieme. Valutare bene quali sono le interferenze, perché se io ho una patologia del fegato o del rene, per esempio, i farmaci che assumo per un'altra patologia hanno un effetto diverso, perché il fegato e il rene sono deputati alla metabolizzazione dei farmaci. Quindi io devo avere questa visione generale del paziente, se Professore, poi. scusi, è un po' come per il medico internista, anche lui residuale, emarginato, e poi alla fine si è scoperto che l'internista, come il geriatra, sono poi, insomma, rivestono un'importanza, un ruolo centrale, strategico oggi. Assolutamente sì, di fatto tutte le medicine interne d'Italia che io conosca sono al 95-99% adattate ai vecchi, quindi di fatto l'internista è un geriatra, no? Poi anche se non ha fortemente la specialità, di fatto i colleghi della medicina interna si occupano esclusivamente o quasi di anziani e quindi anche loro devono assumere questo atteggiamento e spesso ce l'hanno per fortuna, che come dire usa le specialità un pochettino al bisogno, no? E questo però urta con un sistema corporativo, cioè se lei dice ad un collega specialista, guarda che il tuo reparto deve essere dimensionato, non so, anziché 20 letti te ne diamo 5, scattano tutti i meccanismi di difesa, no? Perché il letto è considerato un centro di potere, quindi c'è un problema anche politico dietro di organizzazione. Quindi bisogna, io sono dall'estero, ho visto che all'estero ci sono, non è che i letti sono miei, i letti sono di tutti, no? Poi c'è un sistema dipartimentale in cui ci sarà l'intervento del vario specialista a seconda del paziente, ma si parte sempre dal paziente, non dalla patologia. E quindi questa è un po' la scommessa che noi vogliamo mettere sul tappeto in una discussione che sappiamo benissimo sarà lunga e travagliata, ma che però riteniamo sia utile alla collettività. Sì, ecco, nel documento che abbiamo intravisto prima si legge spesso la parola, eccolo qui, lo vediamo tra poco, si legge spesso la parola integrazione nelle ultime righe, insomma, integrazione con il territorio. Cosa si intende, professor Isaia? Allora, vuol dire che noi dobbiamo considerare il sistema sanitario un unico sistema, appunto, flessibile, come dicevo prima, atto a garantire la salute del cittadino. Allora, questo vuol dire che se io ho un cittadino a casa, quindi è in carico al medico di base, non è detto che lui debba rimanere sempre lì. Potrebbe essere temporaneamente trasferito in ospedale, temporaneamente trasferito in poliambulatori, temporaneamente trasferito in RSA e poi tornare a casa. Quindi questa integrazione vuol dire che i sistemi si devono parlare. Anche qui si può fare corso a tecnologie informatiche, per cui la tessera sanitaria elettronica di cui si parla da 20 anni, che però non stenta a decollare,
dovremmo avere in tasca una tesserina, tipo la carta di credito, diciamo così, che inserite in un computer con le dovute garanzie di privacy, Dove c'è tutta la da storia. qualsiasi medico, in Sì. qualsiasi punto del territorio nazionale, il mio stato di salute, le malattie che ho avuto, gli esami che ho fatto, gli ricoveri eventualmente a cui sono andato incontro. Quindi questa integrazione passa anche attraverso la tecnologia, ma deriva fondamentalmente dalla mentalità. Perché, tanto per fare un esempio, se io spesso devo farmi fare la cartella clinica, no? Quando sono stato ricoverato, devo fare una procedura burocratica, aspettare 20 giorni, fare la fotocopia e tutte queste cose qua, che sono assolutamente fuori del mondo. Perché se io le metto su un sistema informatico, in tempo reale, il mio medico di base, con questo sistema, è in grado di conoscere tutto. Queste cose sono già operativi in alcuni settori del paese, in alcune zone del paese, ma non sono ancora generalizzate, quindi questo è uno dei punti che anche il piano di resistenza e resilienza pone come premessa per ottenere i fondi europei. Professore, l'ultima osservazione che facciamo, nel PNRR di Draghi c'è come dire, un riferimento agli anziani e quindi a questo cambiamento che deve esserci. Ecco, lei pensa che come dire, questi ospedali di comunità di cui si parla, che esistono già tra l'altro nel centro Italia, ma anche al nord, ma non da noi, al sud, lei pensa che potrebbero funzionare? Per come dire, far integrare meglio i medici di famiglia che sono diciamo, strategici con la medicina territoriale e con la medicina ospedaliera? Cioè, lei vede possibilità, potenzialità di cambiamento? Assolutamente sì, assolutamente sì. Noi adesso praticamente abbiamo due settori. La medicina di base, no? Che è in capo al medico di base che ha avuto e ha da sempre numerosissime difficoltà. Tra l'altro, faccio una parentesi, in alcune zone d'Italia, in Piemonte in particolare, ma credo anche altrove, mancano i medici di base perché un'improvvida programmazione della facoltà di medicina ha fatto un numero chiuso senza pensare che magari dopo 10 anni e dopo 20 anni molti medici andavano in pensione e quindi ci sono delle intere vallate per cui la gente va a lavorare nelle città, no? Perché nelle vallate è più scomodo, ci sono problemi vari, intere vallate che sono sguarnite dal medico di base. E questo è un altro problema importante. Però dovrebbe, appunto, dicevo, il sistema è articolato, la medicina di base e l'ospedale, punto. Questi sono i due di fatto Certo. pilastri. Bene, dovremmo far sorgere altri pilastrini, altre piccole provvidenze di setting assistenziali in cui appunto il cittadino può rivolgersi per fare degli esami senza necessariamente essere andato in ospedale. Faccio riferimento su alcune terapie. Se io devo fare una flebo per un trattamento oncologico o devo fare del ferro, ma perché devo andare in ospedale? Non c'è nessun motivo. Non posso Sì. posso farmelo a casa, oppure se ci sono delle regole per cui magari è bene stare in un ambiente protetto, posso andare quella mattina lì, in quella casa della salute, chiamatelo come volete, poliambulatorio, insomma, in qualche modo è importante intenderci, in cui faccio le mie procedure e poi torno a casa. Sì, Ed è una cosa certo. assolutamente lapalissiana.